Quali sono le strategie di Lombardini 22 per affrontare il mercato? Noi siamo nati 7 anni fa, siamo nati il 26 novembre del 2006, siamo operativi dal 1 febbraio del 2007, siamo in 109 e 4 anni fa abbiamo sentito l'esigenza, per incrementare il nostro fatturato, di guardare all'estero, e per questo motivo abbiamo seguito un nostro cliente allora, Emar, e siamo andati in Egitto ad progettare il resort Armani, cosa che stiamo ultimando in questi giorni. Successivamente, sempre seguendo dei nostri clienti, siamo stati in Libano e stiamo progettando un edificio, un headquarter per una società libanese a Beirut per 30.000 metri quadrati. Successivamente, attraverso delle conoscenze, siamo passati poi in Iraq, e dall'Iraq poi siamo andati anche in Arabia Saudita, e ultimamente ci siamo confrontati col mercato turco, avendo interessanti risultati. La nostra strategia comunque è sempre stata quella di guardare al Mediterraneo come la potenzialità per lo sviluppo della nostra realtà sociale, in quanto attorno al Mediterraneo ci sono 458 milioni di persone, dati Wikipedia, quindi sicuramente attendibili, e per fare un confronto abbiamo guardato quanta popolazione c'era nell'America del Nord, e quindi se si somma la popolazione del Canada, degli Stati Uniti e del Messico, capiremo che ci sono 452 milioni, quindi diciamo che abbiamo l'America del Nord attorno al nostro piccolo mare. Questo ha fatto sì che ci concentrassimo su questo bacino, che forse da molti non è valutato, e per questo motivo abbiamo avuto delle grosse soddisfazioni, perché ormai il 25% del nostro fatturato, appunto, proviene dal bacino mediterraneo. Tornando invece a Milano, quali sono le impressioni che ha avuto da questa edizione del Salone del Mobile? Qui ricordiamo, siamo alla vigilia del vostro evento nel Fuori Salone, che inizierà fra poche ore. Come tutti gli anni, il Salone del Mobile crea sicuramente tantissima energia a Milano, e lo si vede anche soltanto andando per strada. Proprio oggi, mentre camminavo per Milano, ho visto entrare in un fuori salone, un evento fuori salone, una famigliola composta da papà, mamma e da un bambino che avrà avuto, credo, 30 giorni, in una cesta di vimini, chiaramente erano stranieri, chiaramente erano europei del nord, che però volevano vivere anche in queste condizioni e far assaporare al loro piccolo bambino subito l'aria del Salone Mobile, del Fuori Salone. È sicuramente un momento molto importante per Milano, perché porta moltissimo per l'economia cittadina, ed è sicuramente anche forse una prova generale per l'Expo che ci sarà il prossimo anno.